Finalmente amici, oggi voliamo con Emirates, una delle migliori, se non la migliore compagnia aerea al mondo. Ma sarà veramente così? La risposta è assolutamente no e adesso vi faccio vedere il perché. Ma procediamo con ordine. In questo video daremo un'occhiata alle procedure di check-in della valigia ed imbarco sull'aereo, alle caratteristiche delle varie classi, al cibo servito e a tutti gli altri servizi a bordo che non ho ancora menzionato. Dai, andiamo a scoprire insieme com'è l'autentica Emirates Experience. Amici, sono veramente emozionato perché oggi volerò con Emirates. In questo momento mi trovo a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Più precisamente sono all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, Terminal 1. Da qua prenderò un volo Emirates che in all'incirca 7 ore mi porterà a Dubai, destinazione Terminal 3, uno dei terminal più grandi al mondo. Voleremo seconda classe perché io la prima classe e la business non me la posso permettere. Adesso andremo a fare il check-in della valigia e noi ci vedremo dopo i controlli di sicurezza. L'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è il principale hub aereo della Malesia ed è un vitale snodo dell'Asia del Sud orientale. Dotato di strutture moderne e servizi efficienti, questo aeroporto gestisce sia voli nazionali che internazionali, esattamente come quello che stiamo per prendere, offrendo una vasta gamma di negozi, ristoranti e lounge per i passeggeri. Quando arriviamo, ci rechiamo subito al desk designato per fare il check-in delle nostre valigie. Peso massimo consentito 25 kg, ma noi ne siamo abbondantemente sotto. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, i comuni mortali possono portare a bordo un bagaglio con un peso massimo di 7 kg, che per noi non è un problema. Check-in fatto, diamo un'occhiata allo schermo, volo in orario, possiamo andare verso i security checks. Dopo il controllo del biglietto, fatto tramite queste futuristiche torrette, ci troviamo di fronte ad una hall dove ci aspetta l'ufficio immigrazione. C'è un po' di coda, ma nulla di impegnativo. All'uscita ci viene chiesto di scannerizzare solo lo zaino e poi via verso Dubai, che è sempre più vicina. Stiamo andando a prendere un autobus che ci dovrebbe portare al gate che si trova nella zona C. Devo dire la verità, mi sembra un po' tutto strano perché di solito gli autobus si prendono quando si viaggia low cost. Andiamo a vedere come continua questa storia. Thank you. Siamo arrivati, diciamo subito che io non ho veramente nulla contro andare in giro con l'autobus, ma l'ho trovato un po' strana questa cosa. È anche vero che l'aeroporto di Kuala Lumpur è molto molto grosso. Andiamo a dare un'occhiata come al Terminal C. La zona C dell'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è un enorme terminal nuovo di pacca. La caratteristica principale è una piccola foresta al centro della struttura che ricorda vagamente il The Jewel di Singapore. Da qua partono la maggior parte dei voli continentali e intercontinentali che lasciano il paese. Il terminal è così nuovo che molti negozi sono ancora chiusi. Per nostra fortuna troviamo un piccolo bar dove mangiare un ottimo panino per colazione, prima di dirigerci verso il nostro gate di partenza tra famosissimi bar musicali, conosciutissimi ristoranti di fast food e qualche coda ai boarding gate. Noi voliamo dal C34. Questo gate non ci dà solo la possibilità di assistere all'arrivo dell'aereo mobile che ci porterà a Dubai, ma di vedere anche quante persone si mettono in moto al suo arrivo. La messa a sicurezza dell'aereo prima, lo scarico e il carico delle valigie dopo, seguito da cibi, bevande e tutta quell'oggettistica necessaria per gestire un aereo di queste dimensioni. Il tutto fatto da macchinari che si vedono solo all'aeroporto. Ad ogni modo, le procedure di imbarco sono iniziate. Oggi vogliamo su un Boeing 777-300ER. Dai, ci vediamo sull'aereo. Siamo sul Pocket, stiamo entrando nell'aereo. Noi abbiamo prenotato due posti a sedere che si trovano alla fine dell'aereo e adesso vi faccio vedere anche il perché. Hello, good morning. Welcome.
Allora, abbiamo prenotato due posti a sedere verso la fine dell'aereo, perché quando abbiamo prenotato i biglietti online, quando si è aperta la mappa dei posti a sedere, appunto, abbiamo visto che le ultime file avevano delle file con due posti solo, e abbiamo appunto deciso di fermare questi posti prima di tutto perché, diciamo, c'è più privacy. Infatti di fianco a me c'è mia moglie, non c'è un estraneo, e il secondo motivo è perché mi sarà più facile continuare questa recensione. Allora, il posto a sedere per il momento sembra molto comodo, e diamo un'occhiata veloce a, diciamo, alle caratteristiche di questa seconda classe. C'è un tavolino che, you know, si apre, si chiude, è abbastanza standard. C'è di fronte a me anche il monitor, il touchscreen. Diciamo che questo aereo non è tra i più moderni, infatti addirittura qua c'è anche un telecomando. Adesso io spero che lo schermo qua sia touchscreen, ma su questo daremo un'occhiata più dettagliata più tardi. Vedo c'è una presa USB, c'è anche la presa della corrente. Diamo un'occhiata allo schienale. Funziona molto molto bene. Inoltre, quando si abbassa lo schienale, si muove leggermente anche, diciamo, la parte dove ci sono i piedi, quindi aumenta anche l'appoggio. Devo dire che per il momento l'impressione è positiva. Appunto, l'aereo non è tra i più nuovi, ma questo lo sapevo già perché ho già letto online tutte le informazioni che volevo sapere. E nulla, adesso decolliamo e continuiamo. In verità Emirates fornisce ai passeggeri anche altri extra, come le cuffie per godersi l'intrattenimento a bordo, una coperta nel caso si avesse freddo ed un soffice cuscino, oltre che a un girelloso portabicchiere, istruzioni di sicurezza su un coloratissimo foglio di cartone rigido e la rivista di Emirates con articoli sulle varie destinazioni e tanta pubblicità. Tornando alle norme di sicurezza, su questo volo vengono mostrate direttamente sul touchscreen situato di fronte al passeggero. Sempre sullo schermo è possibile accedere alla classica mappa e a tutte le informazioni di base inerente al volo. Una cosa che ho trovato molto interessante sono le videocamere esterne che mostrano quello che vede il pilota, utili soprattutto durante l'atterraggio e il decollo. Emirates è la più grande compagnia del Medio Oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dal DXB, l'aeroporto internazionale di Dubai, verso 156 destinazioni in 6 continenti. Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai, con base a Dubai logicamente. Negli anni la compagnia ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra i quali Compagnia Aerea dell'Anno nel 2011 assegnato da Air Transport World, Miglior Compagnia per i servizi offerti durante il volo assegnato nel 2012 da Skytrax e la Miglior Compagnia Aerea del Mondo nel 2013 assegnata sempre da Skytrax. Oggi voliamo con un Boeing 777-300ER. I posti a sedere sono 364, 12 in first class, 42 in business e 310 in economy. Io la business e la first class non posso farvela vedere dal vivo, ma solo in digitale. Infatti il sito di Emirates dà la possibilità di navigare queste classi grazie ad un aereo virtuale accessibile anche dal cellulare. Adesso, io non so quanto accurate siano queste immagini, però è sicuramente divertente esplorare l'aeromobile in questo modo alternativo. Ad ogni modo, l'aereo ha preso quota e il panorama da qua è bellissimo. Anzi no, perché il vetro esterno tutto graffiato rovina leggermente questa esperienza. Ma non finisce qui. Estraggo le cuffie dalla busta e mi accorgo della bassa qualità del dispositivo e dell'assenza completa di isolamento sonoro con l'esterno. Il jack delle cuffie non è quello standard singolo, ma un doppio spinotto molto datato che non riconosco. Inoltre, lo schermo di fronte a me non sempre risponde ai comandi touch, rendendo la navigazione tra le varie funzionalità un po' complicata. Purtroppo il telecomando non aiuta. In aggiunta, il mio schermo ha dei problemi enormi di luminosità che non riesco a risolvere, problema che mi accompagnerà per tutto il volo. Ma la sorpresa più grande deve ancora arrivare.
Più rimango seduto, più mi accorgo che il sedile dove mi trovo non è diritto, ma leggermente inclinato verso sinistra di all'incirca 10-15 gradi, rendendo l'esperienza di volo molto strana. L'apice si raggiunge quando apro il già non solido tavolino. Per colpa di questa inclinazione, il tavolino pieghevole non si può aprire completamente ed estendere. Non sarebbe un problema enorme se non fosse che questa cosa rende difficile mangiare. Meno male che è arrivato il cibo. Adesso vi svelo un piccolo segreto, il segreto di Pulcinella. Quando vogliamo intercontinentale ordiniamo sempre un pasto speciale, diciamo, non quello standard. I motivi sono principalmente due. Ordiniamo sempre un pasto vegetariano o vegano perché ci piace mangiare leggero quando siamo sull'aereo, e il secondo è che quando si ordina un pasto speciale, come in questo caso, si viene sempre serviti prima di tutti gli altri. Adesso proviamo il cibo, che sembra buono e gustoso. C'è del riso, della verdura, poi abbiamo un dolce, del pane, sembra ottimo. Ottimo pasto, il cibo tra i più buoni che io abbia mangiato su un aereo. Io finisco il pasto con un buon bicchiere d'acqua e poi via verso il prossimo capitolo di questa avventura. Eccoci qua, amici, siamo nel bagno. Allora, abbiamo constatato che l'aereo non è dei più nuovi, però devo dire la verità, anche se il bagno dimostra i suoi anni, è veramente pulito. Siamo all'incirca, stiamo volando dall'incirca 3 ore, e dire che dopo 3 ore trovare un bagno così pulito, ragazzi, sono impressionato. Il lavandino, il WC, bagno, chiamatelo come volete, e ci sono tutti le carte, i tovaglioli, gli asciugamani per pulirsi, ottimo, bello. Lo spazio non è dei più grandi, però devo dire la verità, sono impressionato, veramente veramente pulito. Io aspetta Dopo questo pit stop in bagno, ritorno al mio posto ed incomincio a navigare tra le molteplici opzioni disponibili nel in-flight entertainment. Quello di Emirates si dice essere il migliore al mondo. Io questo non lo posso confermare. Quello che posso dire è che ci sono veramente tanti film da guardare, anche se io decido di andare su un classico della mia infanzia, Miami Super Cops con Bud Spencer e Terence Hill. Le 7 ore di volo passano in fretta, Dubai è sempre più vicina ed io, nonostante il vetro esterno super rovinato, comincio a godermi la magia del deserto dall'alto. È incredibile come questa enorme distesa di sabbia e roccia nasconda un fascino incantevole, a volte disarmante. Ad ogni modo, noi cominciamo ad approcciare la destinazione finale di questo viaggio. La città di Dubai si incomincia ad intravedere da lontano. La pista di atterraggio è sotto di noi, l'aereo atterra, e che dire a questo punto? Sono deluso? No, sono disorientato, perché io ho speso 100 euro per sedermi qua. La mia conclusione su questa esperienza con Emirates? Quello che fa la differenza è il personale di bordo, che è stato bravissimo, e il cibo, che a me è piaciuto molto. Voglio ancora volare con Emirates? La risposta è sì, ma la prossima volta farò attenzione sull'età e il modello dell'aereo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Solo per farvi capire quanto sono avanti qua a Dubai, quando siamo arrivati, dopo il controllo del passaporto, ci hanno regalato una SIM card con un giga di traffico gratis. Benvenuti a Dubai!